Ok, avviso che siamo in registrazione. Benvenuti alla seconda parte del workshop di Gabriele Ranfagni. Ciao Gabriele, Ciao, buon ciao a workshop a tutti. tutti. E niente, quindi appunto vediamo un po' la seconda parte dell'animazione del nostro VFX, diciamo. Prendere Italia, workshop 1 e andiamo sul nostro blocking. Allora, se vi ricordate, appunto, qua avevamo fatto la nostra camminata sul posto. In realtà, come un po' di texture, va sempre bene. In realtà, non, perché non? Ah, vabbè, forse perché. Eccolo qua, perfetto. In realtà, appunto, qua avevamo già praticamente finito la camminata, da quello che mi ricordo. C'era da fare magari alcuni aggiustamenti, però diciamo che più o meno la camminata era fatta. Andiamo adesso a vedere dove eravamo, perché sono passate 2 settimane, quindi. Diciamo abbastanza buona. Allora, quello che io faccio adesso, va bene, è cominciare a, per esempio, lo vedete qua, c'è questa zampa, si spezza. Intanto guardiamo dov'è la nostra reference. Dove l'avevo messa? Eccola qua, l'avevamo nascosta. Non si vede nulla, eh? Come non si vede nulla? Davvero? Io non vedo nulla. Non vedo condivisione schermo. No, Io la vedo la condivisione Sì, anch'io la schermo. vedo, è un problema tuo, Io Fenix. la vedo. E dove? Prova a uscire e rientrare. Sta zoomando sul maialetto. Ora si è allontanato. Ora sta muovendo sotto la cosa, la online. Sì, ha capito, adesso lo risolve. Allora, guardiamo qua. Avevamo detto, appunto, vedete, c'è questa zampa che qua, per esempio, potrebbe avere una shape migliore, che ovviamente adesso si va a rifinire un po' determinate pose. E, tra l'altro, molto importante, perché parlavo con un animatore in questi giorni, appunto, che aveva seguito dei corsi dove diceva, non so chi, però vabbè, c'è un po' in diversi corsi, ho sempre incontrato, oh, questo qui è sempre un po', ho sempre, no, questo è veramente. Sempre incontrato, appunto, queste persone che hanno un po' la verità in tasca, e che diciamo che, così, fammi vedere, facciamo 80, che hanno un po' la verità in tasca, appunto, e che non ti dicano, appunto, magari che non devi fare determinate cose perché non va bene, eccetera. In realtà, cioè, nel senso, lui diceva che, dove ha seguito questo corso, dove c'era questa persona che diceva che quando si. Abbiamo 63, perché è proprio nel mezzo. Che appunto quando facevi una camminata dovevi muovere il root e le gambe. In realtà, no, cioè, nel senso, questa cosa del root e le gambe ormai non si usa più nelle produzioni da tempo. Si fa camminate sul posto, che poi vengano usate come cibi, anche perché è molto più, vabbè, questo è un po', che vengano appunto usate come cibi, come in questo caso, anche perché a livello di produzione ovviamente
te devi ottimizzare il più possibile il discorso della produzione. Quindi se usi decili, ovviamente avrai una produzione, sarà più produttiva e quindi riuscirai a finire le tue animazioni in tempo rispetto alla deadline. E in realtà si usa molto animare con il main o il world, anzi, specialmente tipo, lo so, in animazione potete vedervi in Spider-Verse o cose dove c'è molta body mechanic. In realtà, questo è questo. Intanto io sto vedendo appunto se riesco a beccare un controllo che mi faccia. In realtà, appunto, dove c'è molta body mechanic si usa proprio tanto, tanto il world, il main, perché comunque sia, specialmente quando salti, quando cammini, eccetera, non ha senso muovere il main, che sarebbe questo, e le zampe ogni volta. Cioè, proprio, non è una cosa che non si fa. C'è anche un altro workflow che si usava prima e che si faceva, però appunto ormai non si usa quasi più. E anzi, vi direi non si usa proprio più, cioè nel senso una cosa. Quindi questo è il metodo, diciamo, più corretto quando si va anche in produzione, perché poi appunto c'è anche il discorso di usare un metodo che sia corretto. Perché? Perché comunque sia, pensate, poi in produzione c'è, cioè gli animatori. Magari un animatore deve prendere una vostra scena e quindi deve essere in grado di comunque riuscire magari a completare una vostra scena. Quindi tutto deve avere un workflow che sia ordinato, deve avere un workflow che sia logico. Se qualcuno ti anima magari una scena dal root o dai piedi, eccetera, magari comincia a mettere delle informazioni in più che poi, se passa a un altro animatore, diventa problematico seguire. Lo vedete, intanto se vedete, questo si chiama pill, questo movimento qua si chiama pill. Il pill è quando si stacca la zampa, il piede dal suolo. In questo caso ho controanimato le spalle perché ovviamente questo ha dei, cioè in realtà un limite qua. Di questo, e praticamente scatta, c'è uno scatto dovuto probabilmente dal rigging, lo vedete, che arriva fino a un certo punto. E quindi il resto lo controanimo con la spalla, perché poi in realtà non, in realtà è anche corretto, perché quando appunto mette giù la zampa, abbiamo proprio, adesso faremo proprio le spalle su un livello a parte, e vedrete, si comincerà anche oggi a usare il discorso dei livelli, e si parlerà anche un po' di anatomia, che è una cosa molto importante, perché soprattutto quando si anima creature c'è un discorso anatomico da seguire che è molto importante. Allora, quindi noi tanto salviamo. Io sono un tipo che salva spesso, me lo dico già. Non mi fido mai dei programmi. Allora, qualunque programma. Allora, quindi andiamo a vedere un momento. Va bene, ovviamente queste sono le nostre. Quindi andiamo a vedere il nostro ciclo. Andando a 16, perché ovviamente quello è lo stesso frame di loop che si leva, però lo vedete già, funziona abbastanza bene. Quindi questa è quella che io chiamo la meccanica base, va bene? Dove praticamente io ho la meccanica base del corpo, cioè in questo ricordate l'altra volta avevamo ripulito certe curve, ve lo ricordate? Con il graph editor, Sì, eccetera. Però assolutamente. diciamo che quelle curve che io avevo ripulito e che devono essere pulite, devono avere il giusto peso, perché
Però fanno parte di quella che è la meccanica base. La meccanica base è tutto quello che alla fine rimane su un livello base pulito e che non coinvolge i vari dettagli. I vari dettagli in questo caso sono le spalle, ok? Quindi diciamo reazioni. Allora, io divido, quando parlo di body mechanic, divido la body mechanic in azione e reazione. Allora, una volta stabiliti i miei contatti, quindi contatti del corpo con altre superfici, dei piedi, o storytelling pose, e anticipi o passing position, cioè passing position sono, no? Questo è un passing position, cioè quando una zampa passa. Questo lo vedete, questo è il passing position, quindi diciamo il punto intermedio della zampa, quando passa da un contatto, che in questo caso è lo storytelling pose, a questo, all'altro contatto, quello è il passing position. Quindi una volta stabiliti quelli per costruire il mio scheletro, come avevamo visto l'altra volta, vado a cercare di, no, quindi una volta che ho stabilito la meccanica base, vado a dividere in azione e reazione. A ogni azione corrisponde una reazione. Ovvero, se voi appoggiate potete fare la prova appoggiando la mano sul tavolo e spingendola, la clavicola ha una reazione verso l'alto, no? Ovviamente, perché comunque sia si esercita un'azione di pressione a cui corrisponde una reazione contraria. Cioè, in realtà è sempre lo stesso discorso azione-reazione, no? Cioè, quello che abbiamo anche sia in fisica che in chimica, in realtà. Quindi ogni azione corrisponde a una reazione. Quindi ogni azione di pressione corrisponde a due tipi di, anzi, corrisponde a vari tipi di reazione. Allora, una è quella delle spalle, dove ovviamente la nostra spalla subisce una reazione verso l'altra. E l'altra, ora in questo caso, è lo zoccolo diciamo che il maiale è uno zoccolo tenero, ok? Ed è un'altra reazione, è la pressione. Questo è molto importante quando si anima creature, ma o comunque un'animazione realistica, anche se poi l'animazione realistica ormai ha preso una connotazione abbastanza amabile come termine, perché comunque sia anche la Pixar diventa animazione realistica, pur essendo più stilizzata cartoon. Se andiamo su Soul, per esempio, quando suona il piano c'è tutto il discorso della pressione delle dita, i tendini, eccetera. Quindi quando c'è una pressione, io una cosa che fa presto molta attenzione sono i dettagli, perché quando si ha la meccanica base, diciamo che quella più o meno si riesce sempre a tirare fuori, ma quello che fa veramente la differenza sono i dettagli, ok? Cioè i dettagli, i piccoli particolari, eccetera, che rendano quel soggetto più reale. Allora, in questo caso, per esempio, che okay, se io vado qua, quando ho la mia pressione della zampa a terra, quindi quando arriva questa zampa qua, ovviamente io avrò qua in questo punto, lo vedete, immaginatevi quando arriva qua il peso, immaginatevi il peso, ok? Come lo sposta qua sulla zampa. Qui avrò una pressione delle dita, ok? Lo vedete? Cioè proprio, e in quel momento avrò, comunque un frame dopo, avrò la mia spalla che andrà su. Io queste cose le metto su dei livelli di animazione. Allora, i livelli di animazione, avevo già dato il link l'altra volta, è una cosa che su Maya c'è di default, ma in realtà su Blender c'è attraverso un add-on, va bene? E per me sono importantissimi, perché comunque sia permettano di. Vediamo qui se l'avevo. Non l'avevo ancora installato, forse. E permettano appunto di avere in realtà un controllo dell'animazione abbastanza buono per due motivi. Allora, gli animation layer sono, funzionano un po' come livelli di Photoshop, va bene? In moltiplica, quindi è possibile anche
stabilire il peso, l'intensità dell'animation layer. Per dire, io faccio un'azione, specialmente VFX tende a fare più, si tende a fare leggero, 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 leggero. Quindi, una delle classiche note si può avere quando si fa animazione di VFX è tone down, che sarebbe appunto abbassare l'intensità dell'animazione. Si può fare anche ovviamente scalando le curve, no? Cioè, ovviamente, prendendo le curve e scalandole abbiamo una riduzione dell'intensità dell'animazione. Però la cosa migliore per me è sempre usare i livelli, perché prima di tutto se un livello è una maniera non distruttiva di agire sulla vostra animazione. Avete la vostra body mechanic già pulita? Sì, c'è delle domande? No, sentivo la voce. Quindi abbiamo la nostra body mechanic già pulita, abbiamo già perso del tempo, speso del tempo a ripulire tutte le varie curve, eccetera. Non stiamo a rimettere mano su quell'animazione, noi vogliamo che l'animazione base rimanga pulita, per questo c'è il discorso di livelli di animazione. L'animazione è in realtà un modo non distruttivo di poter intervenire sulla nostra animazione. E permette appunto, io di solito su gli animation layer, e ne uso tanti di animation layer, metto i vari dettagli, in questo caso le zampe, in questo caso le spalle, le dita, comincio a lavorare sui jiggle del collo, della bocca, eccetera, in modo che così comincio a fare tutti i vari ritardi che mi creano fisicità alla coda, che mi creano fisicità a questa animazione. Insomma, è molto importante. Cioè, in realtà è una delle cose più importanti questa. Quando si va a cominciare ad aggiungere dettagli. Ora, non so se guardiamo Animation Layer, qui mi sa che non ce l'ho, vero? No, quindi se va qua, vado guardiamo, forse ce l'ho su Sauron. Quindi appunto andiamo qua e Saruman e qua guardiamo se ho il mio backup download in toolbox. Qui c'è il disco, non ce l'ho, vabbè, le scarico dal mio link, che era quello che vi avevo dato l'altra volta, e che in realtà è Maya Blender Ranfagni, così. Ce l'ho su Google Drive, ma tanto questa è la cosa più semplice da. Quindi, perché se lo fosse perso l'altra volta, qui c'è. Però non c'era in toolbox, forse l'avevo compreso la in toolbox, vediamo. Eh no, devo. Vabbè, niente. Semmai sì, perché ce l'avevo a questo punto, mi sa che ce l'ho sull'altro computer. Comunque, gli animation layer, poi semmai si guarda un po', e a questo punto si farà senza animation layer, e la prossima volta si farà semmai una lezione proprio su quelli. In realtà, così vi faccio vedere anche due metodi, è il limite. Anche perché gli animation layer sono a donna a pagamento, quindi se non volete la donna a pagamento, magari vi faccio vedere anche con questo metodo. Poi vi spiego appunto perché preferisco l'animation layer, ok? Però diciamo che tanti i workflow,
cambia il giusto, nel senso. Allora, la prima cosa, a questo punto, io faccio in un altro modo. Allora, praticamente mi vedo, quindi questa è la metodologia senza dimension layer, ok? Allora, qua lo vedete, in questo punto, allora, immaginatevi questa, si vede anche bene questa reference. Allora, quando arriva qua, okay, guardate questa spalla, okay, in questo punto, questa spalla è in alto, ora c'è parecchio gra, però lo vedete, se voi seguite questo punto qua, poi dopo, quando arriva qua, si abbassa, lo vedete? Cosa succede? Allora, quando te trasferisci il peso su una zampa, in realtà, cioè la spalla indica, la spalla come l'anca, indicano in realtà che il peso si sta trasferendo su quella zampa. In questo modo, se noi andiamo a vedere, possiamo capire esattamente il punto in cui questa reazione della spalla avviene, ovvero qui è quando il peso è trasferito, lo vedete? Cioè, immaginatevelo proprio, è quando il peso è trasferito quasi tutto su questa zampa. E qua, ok, abbiamo il punto più alto della spalla, che è al 5, mentre qua, quando il peso viene ritrasferito via, abbiamo il punto più basso, ok? All'11. Quindi noi teniamo 5 e 11, 5, 11, e poi in realtà sarebbe 5, 11, perché poi alla fine riparte da qua, 5, 11 come i nostri punti più, diciamo, i due estremi, no, della nostra spalla. Quindi andiamo, questo è il nostro Z, ok? Quindi Z, quindi teniamo il nostro 5, che è il punto più alto, ok? E il nostro 11, che è il punto più basso. In realtà qui è abbastanza alto, quindi questo però mi sa che è orientamento, andiamo in local, infatti, lo vedete, allora con local si vede il giusto orientamento, era in global, quindi in realtà è sulla Y, quindi andiamo qua sulla nostra Y, ok? Quindi andiamo al 5, che è il punto più alto, ok? È opposto addirittura, questo è in reverse. Quindi questa è un'altra cosa, imparare a conoscere anche il rig. Vabbè, in questo caso noi vediamo che il rig ha i valori invertiti, quindi il 5 è il punto più alto, però in realtà lo vedete, la nostra curva in realtà è in questo modo, e qua abbiamo l'11, il punto più basso, ok? Quindi andiamo a questo punto, questo andiamo a per quando il peso trasferisce il tutto. Sapendo questi due, a questo punto noi possiamo prendere questo e questo fare, ok, ripulire la nostra curva. Quindi qua abbiamo sempre le nostre curve, anzi. Certo, fare animazione diciamo, richiede veramente tanto tempo, ecco perché sono poche le persone che diciamo, si buttano, fra virgolette, sull'animazione, richiede davvero un sacco di pazienza. Certo è che poi una volta che si acquisisce la conoscenza di tutti quelli che sono i vari tool, insomma. Più che altro è ora, sa, io vengo da un mondo dell'animazione un po' diverso, nel senso che era abituato a disegnarle le cose, quindi diciamo che poi alla fine
fatto di stare a... fare i tecnicismi è quella cosa un po' più. Sì, cioè nel senso, per me questo è un vantaggio, il fatto di comunque poter, intanto qui si guarda di prendere solo i nostri estremi, che sono questi e questo, e ci si tiene questi. Quindi in realtà io parto avvantaggiato, nel senso che per me era un tempo, cioè perdevo molto tempo a disegnare un pose, cioè il fatto che adesso io posso prendere e magari avere lo stesso risultato in molto meno tempo, per me è un vantaggio. Esatto, bravissimo. Cioè, questo significa guardare il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Infatti, molti non si gettano magari ecco, sull'animazione perché vedono tutte queste cose da muovere, tutte queste cose che poco, diciamo, hanno a che fare con l'artisticità dell'oggetto che si è costruiti, no? Però obiettivamente, se la dobbiamo vedere il lato positivo, è avere tutti questi controlli, avere tutte queste padronanze, queste capacità, eccetera, permette veramente di ottenere dei risultati incredibili. Perché tu già nella prima parte del workshop abbiamo iniziato che era fermo il maialino, adesso cammina. Quindi poi Sì. metti che c'è chiaramente il fatto che siamo sotto un workshop, metti che non sei nella serenità magari delle tue cose, eccetera. Quindi è rallentato molto, ma in poche ore tu hai dato vita a questo maialino ed è veramente incredibile. Quindi io Sì, ma perché. infatti è, cioè nel senso, diciamo, e poi a me la... Perché non mi fa la chiave adesso? Diciamo che poi a me l'animazione, perché poi a me piace l'animazione? Perché l'animazione in realtà ti permette di comunque di poter vedere la tua, cioè poter vedere qualcosa in vita in realtà, no? Quindi, cioè, io quando cominciai a fare animazione anche disegnando, il fatto di poter vedere i miei disegni prendevano vita, per me era qualcosa di assolutamente, cioè, senza prezzo. Quindi, cioè, anche lì c'è un discorso di vedere da dove si parte, nel senso, io vedo per esempio molti 3D artist, okay, che è bellissimo fare il 3D artist, però vedo pochissimi animatori in realtà, cioè gli animatori sono veramente pochi e quando in Perché fare realtà... l'animatore spaventa, perché devi imparare il node editor, devi imparare questo, devi imparare quello, devi imparare a gestire le curve, il rig, eccetera. Ma io sono convinto, insomma, che anche guardando quello che sai fare tu, con un pochettino di studio, eccetera, cioè quindi acquisire padronanza, ecco, con questi strumenti Sì. poi diventa incredibile, cioè veramente si possono fare veramente tante cose. Alla fine quello che voglio dire è che se qualcuno volesse veramente intraprendere insomma, la via dell'animazione, si ci metta con calma, voglio dire, no, Gabriele, correggimi se sbaglio, voglio dire, non è roba impossibile. No, anzi, cioè per me, intanto qui guardiamo di dargli un po' di correzione, vedete, quindi ho fatto, intanto vi spiego, io ho fatto il mio movimento base delle spalle, poi adesso vado a via via a twiccare in modo di avere il giusto peso. E no, anzi, cioè nel senso, se vedete in realtà questi sono tutti concetti di anatomia, no? Cioè nel senso... Qui in realtà lo vedete cosa faccio, cioè cosa faccio in realtà è ricreare il movimento, e cioè diventa anche un approccio quasi scientifico in realtà, a livello di... Però sicuramente è tanta metodologia, certo ovviamente cioè, c'è anche il discorso, per esempio, io queste cose me le sono tutte, mi sono fatto un metodo da solo, ok?
Ogni volta che io andavo a lavorare e dovevo rimparare qualcosa da zero, quindi in realtà il fatto di magari di avere qualcuno che ve le spiega va veramente, cioè riesce a far fare passi da gigante in poco tempo, nel senso comunque sia. Esatto, questo è un altro concetto importante perché alla fine bisogna approfittare del fatto che oggi è più facile accedere a queste cose, a queste spiegazioni, ecco, un po' come stiamo facendo Esatto. stasera. Prima, insomma, l'autodidatta doveva un po' impazzire, trovare qualcuno che qualcosa gliela spiegasse, trovare soprattutto qualcuno che avesse capito prima di lui. E tutto sommato l'animazione è sempre stata una nicchia, no? Una nicchia all'interno della nicchia, è sempre stato, insomma, un qualcosa usata veramente da pochi, no? La magia nera del 3D. Sì, anche perché poi, tra l'altro, prima ancora c'era il discorso proprio c'era proprio il discorso dell'animazione 2D, quindi era ancora meno diffusa. Nel senso, io quando ho cominciato, in realtà c'era pochissime persone che facevano animazione e ci si contava sulle punte delle dita. E io ho cominciato a Firenze, appunto, allo Studio 4. E devo ringraziare Italo Marazzi, ma che comunque mi ha insegnato, perché Hai comunque sia. avviato alla. Sì, perché comunque sia, no? Cioè, nel senso, lì era. Io arrivai, qui un po', vediamo se si riesce a farlo più smooth. Io arrivai, ovviamente, cioè loro mi dissero Italo Marazzi e Rossella del Turco, e poi erano lo Studio 4 a Firenze, che appunto mi dissero: guarda, noi facciamo animazione, appunto, se vuoi fare l'animazione, fai una prova su Carl and Cross, era una serie belga per la televisione, penso per la televisione francese, forse. Quindi io feci la mia prima, in realtà il mio primo lavoro è stato intercalare, l'intercalatore era un lavoro che ti portava poi a capire molto l'animazione, perché intercalatore in realtà faceva, l'animatore faceva i disegni chiave e l'intercalatore faceva i disegni in mezzo, no? Nel Cosa che 2D. invece Quindi adesso con l'interpolazione sì, abbiamo è in quello che fa, automatico. sì, in realtà è quello che fa adesso il computer. Quindi il mio primo lavoro è stato intercalare, fare tutti i passaggi in mezzo di una porta che si apriva, Da una chiave a porta. chiave. Sì, pensi, da chiave a chiave si apriva e dovevo fare quello. Fu il mio primo lavoro, diciamo, dentro lo studio 4. E poi da lì sono stato 5 anni dove mi hanno segnato, ho avuto la fortuna di lavorare anche alla Gabbiana del Gatto, Corto Maltese, Lupo Alberto, molte cose per la Rai. E quindi diciamo che quella è stata una bella, perché comunque sia, no? Cioè, capivi anche il discorso dell'importanza della posa, capivi l'importanza dell'anatomia, capivi l'importanza di tante cose. Poi in realtà io sono passato, come dicevo anche l'altra volta, al 3D e dopo anni, perché questa spalla funziona bene, perché in realtà non volevo passare al 3D perché avevo timore, no, di perdere il discorso del disegno. E sono stato a fare storyboard per 10 anni. Poi, insomma, lo storyboard dopo 10 anni avevo bisogno di cominciare a animare. E appunto ho ricominciato il discorso del 3D, ma in realtà il 3D mi ha permesso di migliorare molto il mio concetto di animare, perché nel 2D anche il prodotto migliore, che all'epoca poteva essere un principe d'Egitto, peccava di tanti problemi di animazione che ovviamente disegnando non potevi rifinire più di tanto, nel senso, non era tanto il discorso del tecnico, cioè dell'essere tecnico, ma il discorso è che ci mettevi molto tempo per fare un disegno, e che se dovevi fare delle take prendevano ancora più tempo, e quindi non
diciamo che c'era un livello di animazione che era sì alto, però non dettagliato come potrebbe essere quello del 3D. Quindi in realtà poi il 3D, ecco, diciamo adesso si comincia a dare dei jiggle. Sto vedendo intanto quali controlli usare, ok? Diciamo che il principe d'Egitto, che era il punto più alto dell'animazione, magari dirò qualche cosa di, però me la sento di dire perché ho vissuto quegli anni, quindi diciamo il principe d'Egitto, che era, il punto massimo che si era toccato a livello di animazione all'epoca, se lo si vede adesso a livello di pura animazione, diciamo, è molto più basso di una serie televisiva che ci può essere in 3D. Certo, è ovvio, sì, è ovvio. Quindi noi, cioè, nel senso, il 2D si accontentava di un qualcosa, in realtà, per esempio, per questo, e poi quando si vedeva la Pixar, si vedeva un qualcosa che. Beh, ma basta andare a vedere Toy Story 1, che già pure Sì. lì vedi che, insomma, a vederlo Sì, oggi sì, sì. sembra un filmetto da quattro soldi, all'epoca fece Esatto. clamore. Cioè, però il discorso di, per me, quelli che reggono ancora a livello di animazione sono Jurassic Park e Signore degli Anelli, a livello di Certo. qualcosa che ancora non è invecchiato. Però diciamo che l'animazione 3D ha permesso un'evoluzione proprio a livello di animazione importante che altrimenti il 2D non avrebbe mai avuto. E quindi io quando ho cominciato ad animare 3D, in realtà mi sono appassionato, cioè, ho detto, vabbè, questo è, cioè, una cosa fantastica, nel senso il fatto di poter animare qualcosa. Ora vi dirò una cosa che, va bene, sembro magari preistoria, però. Voi immaginate quando noi facevamo un'animazione in 2D, quindi cioè noi si parla proprio di carta e matita, eh? Io parlo proprio di disegno su carta. Per testare l'animazione, noi bisognava prendere e scannerizzare tutti i fogli su un computer e poi montarlo con dei programmi. Quindi significava che in realtà te vedevi l'animazione forse una volta ogni 2 o 3 giorni, perché c'erano anche altri animatori, cioè non è che te potevi prendere e monopolizzare tutta la stazione di Line Test, si chiamava Line Test. Il 3D ha permesso di risolvere questa cosa attraverso il preblast, cioè il fatto che io, anche dando un play, okay, lo vedo in tempo reale, cioè ha permesso di ridurre certi tempi a livello vertiginoso e via via riuscire a aumentare di qualità. Io infatti poi mi cominciai a studiare, a creare workflow che partivano dall'animazione 2D, ho cercato di fare molti studi a questo punto di vista. Come? Aspetta di disattivare l'audio che c'è qualcuno che l'ha Sì, riacceso. sì, sì. Ora vi insegno un trucco per fare i jiggle. E niente, veramente mi ha veramente fatto crescere come animatore, cosa che ovviamente non avrei mai fatto senza il 3D. Quindi diciamo che sì, l'animazione è fatta di metodologia, l'animazione è fatta di tempo, nel senso l'animazione più tempo hai, più la rifinisci, più osservi, è fatta di osservazione sicuramente, è fatta di acting, quindi recitazione, ho fatto dei corsi di recitazione, ho fatto improvvisazione teatrale, ho fatto diverse cose per migliorare la recitazione, è fatta di anatomia, è fatta di fisica. È fatta di riuscire a capire anche il tempo, nel senso ragionare in fotogrammi piuttosto che in secondi, che non sempre che mi capita, certe volte mi capita anche nella vita reale, dico vabbè, questo 10 fotogrammi più lento, però anche se vedo qualcuno si muove. Si riesce a entrare in un'ottica differente, fatta soprattutto di studio e tempo.
Però sicuramente quello che dà è tanto, nel senso che quello che poi dà indietro è enorme. Intanto qua vi faccio vedere una cosa, il jiggle, ok? Allora, il jiggle in questo caso, se va di qua, vedete, quindi voglio che questo jiggle vada di qua al momento che c'è il peso e poi al momento che c'è il peso di qua vada dall'altra parte e qui rimane in intermedio, ok? Però non tutto si muove allo stesso tempo, quindi andiamo a vedere magari una cosa del genere, cosa è più regolare. Allora, a questo punto io quello che faccio, okay, è prendere il mio i miei controlli e cominciare a offsettarli. Allora, prendo questi controlli qua, i maggiori, in questo caso questo, e l'offsetto di tutto di uno. Poi prendo questo, questo, questo e l'offsetto di uno indietro perché son più leggeri, son cose più leggere. Poi prendo questi, ok, questo per esempio è un trucco abbastanza buono. In realtà questo però non l'ho animato. Si può animare adesso questo mi diventa qua. E questo qua. E li sposto di due, ok? E poi prendo ognuno di questi e l'offsetto di uno. In questo modo creo, diciamo, lo vedete, creo un movimento, un ritardo dei vari, lo vedete? Quindi la pelle adesso, ho simulato il discorso della pelle che ciondola. Walter chiede in chat il gigolo, cos'è il gigle? Il jiggle in italiano te lo posso dire, quando qualcosa, il grasso per esempio, che ciondola, che oscilla, il ritardo La ciccetta, insomma, che si muove in se ritardo. la pelle, la ciccia, di solito sì, il grasso diciamo è in jiggle, la gelatina può essere in jiggle. Bello, bello, e anche imparare la terminologia è una cosa, insomma, molto bella. Quindi in teoria nel gigolo rientrerebbe anche il doppiomento che magari dondola durante la Sì, camminata, no? Sono tutti esatto. dettagli che poi fanno la differenza. Eh sì, perché comunque sia la fisicità, no? Infatti ora vi faccio vedere un momento. Una volta l'ho messo in... Mi prendo tutti i miei controlli. Ecco, ho ad esempio esatto la ciccetta insomma, del seno del Esatto, maiale. esatto, esatto. Che ovviamente deve avere una sua fisicità. Queste sono cose importantissime. E queste cose le metto in Infinity. Allora, l'Infinity, un momento, perché questo, se mi ricordo, eccolo qua. Costanza, Ecco, che consiglio daresti per chi vuole iniziare a fare un pochettino questo tipo di lavorazioni, no? Lavorare magari su quale, insomma, mesh, no? Su che cosa consiglieresti? Magari un uccellino, un passerotto, un ma sicuramente piccolo. quadrupede. Allora, per il discorso delle creature, per me è la cosa migliore. Allora, e poi tra l'altro faremo un workshop proprio su una creatura alata. L'ultimo Sì, workshop è su una creatura alata, esatto. Noi quindi abbiamo anche due vedremo. workshop con te, insomma. Allora, praticamente la creatura alata in realtà è e qui facciamo così a questo punto. Lì Facciamo la creatura un alata è tosta, perché deve bake di tutto tirare e su quel peso.
Allora, però la creatura alata in realtà c'è, diciamo che c'ha delle cose che sono più difficili, ma delle cose anche che sono più semplici. E, il quadrupede, diciamo, riesce ad avere molte problematiche che in realtà, diciamo, riescano a, per me, riescano forse a far capire meglio certe cose, quindi io appunto andrei su proprio su Tu ti quadrupedi, riferisci al perché fatto che comunque una creatura alata, al di là delle ali, che insomma sono le più impegnative sicuramente, ha una sorta di posizione di idol, no? Rispetto invece a una creatura come questa, che magari invece deve avere il contatto per muoversi, deve comunque avere una certa, deve avere una locomozione, appunto. sì, esatto, quindi in realtà, lo vedete già, lo vedete, si dondola Sì, la assolutamente. pelle. Guardate la ciccetta sotto al muso che dondola, esatto. E, allora, sì, le creature alate diciamo che hanno il discorso del peso, in realtà quando io, come sapete, ho fatto anche... Non so se ve l'ho detto, comunque ho fatto supervisione su lead e supervisione su House of the Dragon, quindi erano tutti draghi. E in realtà lì c'è stato proprio tutto uno studio della meccanica alare del Sì, drago, che immagino. poi in realtà parte dalla meccanica alare non del pipistrello, come si potrebbe pensare, ma della Flying Fox. La Flying Fox sarebbe la volpe volante, mentre un mega pipistrello con apertura alare immensa, che in realtà ha un modo di volare, mentre porta, mentre crea una specie di corrente d'aria di fronte a sé, va bene, e poi plana su questa corrente d'aria. Altri invece volatili, quando sbattono le ali, si danno il peso, cioè si danno la spinta, che quindi c'è il peso va verso l'alto, e poi quando riabbassano si ridanno la spinta e quindi volano, diciamo, come noi per la camminata un continuo cadere e riprendere il peso, per loro un continuo cadere e ridarsi la botta con le ali. Quindi dipende più o meno, però diciamo che il quadrupede, la cosa bella del quadrupede per me, quando si anima il quadrupede, cosa fondamentale è che in realtà abbiamo il discorso della meccanica delle zampe, delle spalle. Abbiamo qualcosa di più complesso che ovviamente ci porta a capire meglio determinate problematiche, perché tanto, cioè, si torna lì, no? Come ho detto prima, il discorso dell'animazione è tempo, ok? E quindi che sia uno che sia l'altro, cioè comunque serve impiegarlo. E impiegandolo nei quadrupedi si comincia già a capire determinate cose che poi, quando abbiamo una creatura alata, diciamo, si riesce a gestire meglio. Tanto ora faccio le orecchie. Quindi sì, direi quadrupedi, e anche lì appunto magari questo tempo troppo. Magari questo workshop vi aiuta proprio a capire il discorso dei quadrupedi e anche una metodologia. Tra l'altro, lo vedete magari qui. Abbiamo già le orecchie. Però anche lì attenzione al discorso come dicevo prima, allora questo è l'overlap, no? Lo vedete, il ritardo dell'animazione. Quindi intanto si fa una cosa, si prende, io lavoro un parallelo molte volte, cosa che tra l'altro c'è anche su, potrei attivare qua su Blender. Quindi prima mi animo le mie cose, qui per esempio mi animo questo, magari. Però questo mi va.
Quindi in parallelo facciamo un orecchio per volta. Allora, qui per esempio, vedete, arriva. Quindi arriva qua, fa un ritardo perché c'è il peso che lo porta giù. Vedete, poi quando arriva qua, il peso lo riporta di là. Il peso continua ad andare di qua e poi ritorna giù di qua. Questo è l'overlap, no? Vedete? Che dà il senso del peso. Stessa cosa si può fare con questo. Quindi via via questo ritardo è un movimento sussultorio che arriva ovviamente in ritardo via via sui vari controlli. Si può fare a mano, si può fare con determinati trucchetti, però diciamo, il concetto rimane quello, vedete? Quindi l'overlap è molto importante perché determina un po' quanto peso ha in realtà un oggetto, cioè più overlap hai, più ritardo hai, più sarà pesante o comunque diciamo che ti serve per simulare in un certo senso il discorso proprio del peso fisico. Qui per esempio arriva, continuerà ad andare indietro per il peso, poi arriverà qua e poi tunk, ora la botta arriva qua e poi qua, vedete? E poi da qua ne arriverà qua. Quindi qui arriverà ovviamente in giù perché arriva il peso qua, poi arriva giù qua. E poi ritorna qua, quindi vedete, è già più vita in breve, no? Occhio col microfono perché sentiamo dei rumori, sei troppo sistemato io. Ah, così meglio? No, in realtà ti sentiamo molto lontani adesso. Così? Sì, bene, bene, adesso così, bene. Qui avete già le orecchie hanno un loro peso, lo vedete? Quindi si salva. Poi, per esempio, una cosa che è importantissima è il respiro. Allora, questo qui dovrebbe avere il respiro qua. Io direi che Perfetto. bisogna fare veramente una grande opera comunque di osservazione quando si decide di realizzare un modello animato di una qualsiasi cosa. Quindi mettersi magari a guardare video, guardare film, catturare quella particolarità, quel particolare movimento che fa quell'essere vivente in generale, che possa anche essere un uomo, mo, non stiamo facendo animale, ma anche l'uomo ha delle caratteristiche Sì, particolari. indubbiamente. Quindi direi che l'osservazione prima di cominciare ad animare è fondamentale. Sì. Allora, un animatore deve essere un buon osservatore, quello sicuramente. Sempre, nel senso. Vediamo se. Io per esempio ho notato i felini. I felini sono degli animali aggraziati, però sono anche molto grandi. Se parliamo di una tigre o di un leone, che è veramente Sì. enorme, no? Per quanto siano scattanti, per quanto siano veloci e feroci nei movimenti, diciamo, poi quando sono invece rilassati, quando si vanno a mettere all'ombra e dormono, come tutti i felini dormono tantissimo, quando si buttano a terra si vede proprio, ecco, appunto questa ciccia, questa pancia che batte. Sì, quelle sono importantissime. Per me sono cose Che si lasciano importanti. proprio andare, no? Sì. Una cosa che io facevo spesso nelle mie animazioni, che faccio, vabbè, anche nei film, anche se non è richiesto dallo storyboard, è creare dei contatti. Nel senso, se io ho dei personaggi, due personaggi in scena, cerco di creare un contatto fisico per creare un qualcosa che va oltre, cioè per far vedere quei due personaggi sullo schermo sono
reali, non sono concreti. Lo stesso il discorso di dare questa fisicità di pelle, eccetera. In realtà, cosa fai? Praticamente riesci a bucare un po' lo spazio del visivo, che in realtà sarebbe guardiamo di fare un bel. Voglio fargli proprio il naso Sì, perché i maiali quando si muovono muovono molto il naso, sentono gli odori e quindi sì. sì. Però qua per me c'è proprio il discorso. Ah, fate, guarda, c'è qui il naso, eccolo qua. Ho Andiamo. notato che effettivamente questo modello che insomma è messo a disposizione, se vogliamo ricordare da dove l'hai scaricato, ecco, giusto per. VFX Grace, che è per me un. Un bacino forte. Sì, forse perché loro comunque loro fanno proprio VFX con un Blender, lavorano con Blender, Sì, fanno VFX sì. No, con Blender, lavorano per diverse compagnie. Ecco, questo qua forse. ma infatti si vede che il modello, il rig del modello non è assolutamente lasciato a se stesso, cioè ha No, tutta una sua logica. sì, no, è fatto benissimo. Tra l'altro, lo hanno anche altre cose. Questo è l'unico gratuito. Però hanno altri, diciamo, rig in vendita e si va dai 150 dollari fino ai 700-800, che cosa È ovviamente chiaro, più. magari 150 dollari fanno paure, ovvio. Quindi Sì, però. possiamo. Esatto, in una produzione fanno una grossa differenza. Cioè, nel Sì, frattempo, ma. invito gli amici a vedere effettivamente, cioè, che spettacolo che sta avvenendo questo maialetto. Tra l'altro, cioè, la cosa bella di questi modelli è che se io vado qua ho già i miei particellari, no? Cioè, questo è già pronto per essere renderizzato come un render da produzione, nel senso, lo vedete, questo c'ha già tutto il suo pelo. Ovviamente questo ora ha perso la texture, mi sa, questo devo vedere un momento, devo riconnettere magari i Beh, nodi diciamo che anche del. se infatti il viola ricordo che in pratica ci avvisa che è stato perso qualcosa, vabbè, però Sì. intanto ci dà l'idea, insomma, del pelo, il groning, no? Correggimi se sbaglio. Sì. Che tra l'altro qui andiamo a vedere Pigel Air. Se io vado a vedere Pigel Air, Ha una sua sicuramente texture, sì. sì, che per me è stata persa nei meandri da qualche No, non parte, ti preoccupare, però insomma, intanto diciamo, tanto poi questo qui picca. si renderizzerà, Sì. si prova a renderizzare poi. Questo tra l'altro è Cycle. Tutto su Cycle, quindi Cycle AV, che ovviamente è doppio materiale. Io ora mi sono messo un momento su Octane, però Cycle è un bel motore di render. Sì, il fatto anche di averlo diretto è, diciamo, Sì. Tra l'altro poi condividerò nei prossimi giorni anche delle cose del modello del rig che sto facendo, e che sto facendo proprio rig su quel modello, e c'è che partita texture, guarda, e c'è praticamente farò le wrinkle, le rughe procedurali con i geometri node, quindi anche lì semmai condividerò su Facebook, sul forum, proprio più in qua, cose più tecniche da quel punto di vista. Però diciamo che Cycle, quello che sto cercando di fare adesso è di portare tutto un workflow direttamente solo su Blender. Sì. Comunque c'è Perché un modo per recuperare le texture in maniera veloce, basta che vai su file. File e vai su Extension, Missing File in fondo. Però chiaramente devi riconoscere la cartella dove erano le texture. Adesso io non lo so qual è.
la cartella con le texture. Eccolo qua, bigger texture. Ok. Lo Però vedi, manca non proprio lo... le texture. non, Sì, non è un problema, dai. si vede che questo non ce l'ha, quello gratuito, può darsi. Cioè, nel senso, comunque sia è un bel maialone, anche se... Allora, qua adesso voglio aggiungere un po' d'oscillazione della testa, va bene? Vado a vedere qual è il mio. Non è questo. Questo è quindi il mio Y, il mio Y, che è questo, ok? Voglio che abbia voglio che abbia delle micro oscillazioni che do col graffiti. Il graffiti, diciamo, il graffiti a me piace molto, è anche l'alternativa al discorso degli animation layer. Il graph editor è come farsi un mio amico ebbe una definizione molto bella di graph editor. Ma guarda, ti assicuro che sentirti parlare così del graph editor dà coraggio, attenzione. Cioè, è Ma bello il sentirti graph parlare così del graph editor perché alla fine è un mostro, no, che nella tua bocca fa meno paura. No, ma il graph editor non deve fare paura, perché in realtà il graph editor serve per, appunto, questo mio amico diceva, è come farsi la barba con un coltello e invece come farsi la barba con un rasoio, cioè nel senso il coltello è senza graph editor, col rasoio ovviamente va a rifinire. Se io voglio per esempio aggiungere per esempio le oscillazioni, io so che arriva qua e poi c'è un ritardo, no, di qua perché il peso, lo vedete, il peso, cosa succede? Quando si sposta da qui, si sposta un'altra volta di qua, il peso rimane indietro. Il concetto del ritardo è molto semplice. Quindi io vado qua e do la mia micro oscillazione. Ah, aspetta, c'ho questa tastiera da gaming che do la mia micro oscillazione, ok, qua, che poi integro con anche questa leggermente, ok? Quindi guardiamo proprio di farla. E poi mi faccio da qua, faccio, quindi arriva qua e poi mi rifaccio il mio. Ecco, diciamo, guarda, tra l'altro che eh sì, perché 9 sono 17, quindi in realtà è a 2 trovo l'altro, no? Che poi si potrebbe, sì, a 2 va bene, trovo l'altro estremo, quindi posso andare qui e avere l'altro estremo di questa micro. Oscillazione, a fare il genere magari. Stessa cosa, appunto qua io prendo, mi prendo, mi faccio le mie. Fantastico, perché sono proprio movimenti micrometrici, poi possono essere anche più forti, chiaramente, a piacimento. Sì, ovviamente qui per esempio lo vedete, so che sarà questo, so che sarà più o meno, ovviamente essendo due estremi, so che sarà questo e questo saranno più o meno alla metà dei due, no? Fra questo e questo sarà più o meno lì, quindi quello che faccio è prendere e in realtà andare a ripulire in questo modo.
Poi dopo si va anche a ripulire. Poi in realtà basta copiare questo sul primo. Ecco, abbiamo già il nostro, vedete. Quindi andiamo qua, qui c'è ovviamente. Andiamo a zoomare un po' meglio. Qui c'è il discorso della curva, si può fare così, in modo che così si attacca bene. Poi andiamo a prendere questa, andiamo proprio a fare come si è fatto su quell'altro, si prende questo e si fa una bella pulizia diciamo, della curva. In realtà questa curva sarà più lineare, sarà così, in modo così poi scende qua. Stessa cosa di qua, avrò. Prossima volta voglio recuperare il discorso di Animation Layer, faremo una lezione sui livelli di animazione, finendo magari quello che abbiamo, perché adesso poi vi faccio vedere un po' come gestire poi questo ciclo di camminata nella scena, e parleremo proprio anche dell'anatomia. L'anatomia è sempre buono, bene, lo vedete? A questo punto c'è un'oscillazione della testa, d'appeso alla testa. Vedete? Non è più un movimento meccanico, no? Diventa un No, no, movimento. anzi, è credibile, altro che. È molto organico, che poi è quello, diciamo, quello che noi bisogna fare è riuscire a abbattere il discorso di meccanicità del movimento, che è quello, e si fa appunto aggiungendo ritardi, aggiungendo peso soprattutto. Il peso c'è sempre il discorso dell'esercizio della palla, per me quello è fondamentale, perché quello fa capire tanto, no? Del peso di un oggetto, cioè come le varie palle. Allora, qui intanto si dà la meccanica base della coda, okay? E poi si va a lavorare sui ritardi, come in realtà la palla di differenti, magari differenti materiali, eccetera, si muove in maniera differente, lo spacing che ha, eccetera. Quelle sono cose che per me sono fondamentali a livello di animazione, e che sembra un po' di fare sempre lo stesso discorso dell'animatore boomer, però in realtà diciamo che quello è un esercizio, quello della palla, che fa capire molte cose, come quello del pendolo, perché poi questo adesso sto facendo in realtà l'esercizio del pendolo, no? Cioè piano piano sto creando i miei ritardi a livello di animazione dei vari controlli. Quindi arrivo qua, magari qui. Qua. Ok, lo vedete già, si vede la coda che ha un peso, che ha, Sì. si sente, c'è qualcosa, no, che in realtà ha tutta una catena di fisicità che arriva fino alla fine. Quindi arriva qua.
Quindi questo si prende. E adesso, come vi dicevo, si parte sui dettagli più che quelli mi divertano di più, no? Che sono proprio belli da fare, che discorso della pressione magari delle zampe. Quindi si cancella tutti i frame che non ci servono e si ricomincia a fare, che erano i frame base, che e si fa. Quindi arriva qua. Qui tra l'altro può essere, ovviamente quando il peso è morto si tende a chiudere certe cose, ok? E poi arriva qua e boom, si apre per il discorso della pressione. Quindi qui arriva, ancora non è aperto del tutto, si apre, tiene la pressione ancora, ok? Sono in quella, ecco, ero con la simmetria, quindi appunto arriva, chiude, qui arriva, qui si apre, qui c'è proprio la pressione della zampa, e poi riparte chiuso, perché ovviamente vedete c'è proprio un discorso del peso che, guardate, è boom, vedete? Da qui sentite il peso come cioè non c'è più pressione. E questo ovviamente qui è morto. Diciamo, è perché è rilassato, perché va su, il peso è tutto sul polso, quindi questo significa che già comincia a essere. Vedete? Guardate. Lo vedete la differenza con questo? Come si sente c'è pressione qui, no? Sì, si vede proprio che scaglia. Perché ovviamente è Tra una cosa l'altro importante. le dita sono morbide, quindi quando mette a terra tende ad aprirle leggermente. Certo, ogni animale io su questo sono molto pignolo, diciamo, anche quando ho fatto supervisione, eccetera, di creature, tendo a essere molto pignolo proprio su cose del genere, perché un po' qua dopo si va a fare il discorso dei contatti, perché per me sono importanti, sono quei dettagli che in realtà cambiano, cioè in realtà non sono nemmeno rifinimenti, nel senso, questo ti dà l'indicazione di cosa succede al peso diciamo, dell'animale, no? Dove si trasferisce questo peso? Si trasferisce su questa zampa qua, quindi arriva qui ancora Esatto, sì. un po', quindi arriva, si trasferisce qui, rimane qua, è molto Sì, perché poi si pianta sul presente. terreno. Sì, perché qui a questo punto vede dove c'è più pressione e poi ritorna al punto di partenza, era questo. E quindi appunto abbiamo questo, vedete? Tuk, tuk. Fantastico. Stessa cosa dietro. Dietro però abbiamo un altro tipo di pressione. Interessante, perché qui abbiamo una pressione che fa così, no? Arriva così, però dietro abbiamo una pressione che arriva in punta. Quindi cosa succede? Cambia leggermente il concetto di pressione. Sì, cambia anche perché c'è la testa che ha un peso, poi è esposta, invece dietro non c'è, insomma. Esatto. Che c'è un'altra distribuzione anche delle Sì, masse. sì, sì, sì. Quindi quando arriva qua, in realtà lo vedete, qui abbiamo un nostro swing, che è praticamente quando appoggio il tallone, cose che non abbiamo di fronte. E qua possiamo già aprire, mentre quella, lo vedete, lo fate, cioè basta anche se voi prendete la vostra mano e la mettete così, le dita sono molli, ma se la mettete così, le dita tendono a subito attendersi un po'. Vedete? Perché altrimenti sarebbe morto. Però se fate così,
e preparate per attutire le dita subito, tendono un po', quindi qui posso già aprire leggermente, ok? Quindi apre leggermente, prepara, arriva qua di punta ed è qui che si apre molto, tunk, tac. Qui ancora di più pressione e poi perde leggermente la pressione dietro, nel momento che va dietro, qui diventa molle, ok? E poi ritorna dove eravamo. Abbastanza molle perché qui è dove, e diciamo, quindi qui la differenza è che c'è lo swing, che dove la zampa si tende. Infatti, se noi andiamo a vedere adesso, vedete? È lo stesso di qua. Una domanda, ma questi Sì. Sì, frame che cancelli? è perché alla fine quelli lì sarebbero tutti frame uguali, no? Ah, Io sarebbero allora, tutti uguali. sì, perché io l'ho fatti senza animare in realtà. Io ho fatto un keyframe su tutto. Quello è importante, nel senso che se io voglio ridistribuire, però quando poi vado o uso gli animation layer, appunto, che adesso questa è la versione, questo è, diciamo, il metodo senza animation layer, oppure se non uso gli animation layer rianimo certi dettagli, però ovviamente vado a cancellare e, diciamo, mi tengo solo la base. Però questo sarebbero quei dettagli, in realtà vanno su animation layer che io non ho animato ancora perché ho fatto la meccanica base. Sugli animation layer animerei da capo su un altro livello, poi quando vedrete gli animation layer capirete meglio, mentre invece qua diciamo che prendo e rianimo in quel punto. E è fondamentale avere tutto il pose insieme quando si fa la meccanica base, perché se te vuoi spostare un keyframe, lo sposti tutti insieme, sposti una posa, non sposti solo singoli pezzi, altrimenti poi la tua animazione viene disordinata. Quindi il keyframe ci deve essere, cioè quando te dai il key, quando te stabilisci il key con S, no? In questo caso con S, però in realtà sarebbe con su Blender e con K. Dovrebbe essere. E in realtà, cioè, nel senso, te dai un key su tutti i controlli e poi ovviamente devi, quando vai a fare queste cose, quelli che non hai animato, ovviamente li cancelli, li rianimi. In questo metodo di animazione si chiama straight add. Poi ora vi spiego anche cosa sono lo straight add, il pose to pose e layering. Io uso tutte e tre. Ed è un workflow che ho sviluppato nel corso degli anni, proprio perché ho estrapolato il meglio dai tre metodi, perché tutti e tre metodi hanno punti positivi e tutti e tre metodi però hanno punti negativi. Ok, ora ve le spiego. Ora finiamo questo. Ecco qua. Ok. Beh, direi che per il momento possiamo farlo camminare fino alla mangiatoia. Allora, c'è straight pose, c'è pose to pose, straight head e layering animation. Questi sono i tre principali metodi di animazione. Il pose to pose, che è quello che noi abbiamo fatto, è partire analizzando i vari pose principali, quindi keyframe, storytelling pose o contatti, come si vogliono chiamare, anticipi, overshooting, cominciare a costruire lo scheletro aggiungendo via via pose, secondo appunto un metodo, quindi prima gli storytelling pose o contatti, poi gli anticipi o i passi in position, poi gli overshoot o gli squash position, e poi da lì si comincia a fare i vari breakdown. Quello è il pose to pose.
Lo straight ahead, come sto facendo adesso, è come quando si animavano in 2D, ma anche in 3D, volendo, si animano i capelli, i mantelli, i dettagli, cioè ovvero frame, cioè andando diritto, no? Cioè nel senso andando a sentimento, diciamo, e senza una struttura prima, ma andando frame, frame dopo frame, frame dopo frame, frame dopo frame. Layering animation è quando si anima un elemento alla volta, quindi prima parto dal bacino, poi al bacino attacco, dopo il bacino comincio a animare i piedi, poi via via aggiungo altri elementi. Allora, il vantaggio del post to pose è che io ho il pieno controllo dell'animazione e del posing. Il posing è importantissimo, quindi tutti i miei pose sono, diciamo, disegnati, scolpiti bene. E ho il pieno controllo dello scheletro, dell'animazione, eccetera. Lo svantaggio è che affidandosi solo al pose to pose, l'animazione diventa troppo robotica, meccanica, perché ovviamente passa da posa a posa. Lo straight ahead è un'animazione molto intuitiva, cioè la cosa bella dello straight ahead è che riesce a tirare fuori movimenti che sono registrati a livello inconscio dal cervello. E c'è proprio degli studi che dimostrano che te registri via via, no? Azioni a livello inconscio, cose che te vedi, magari se a camminare vedi un evento, eccetera, poi lo ritiri fuori a un certo momento. Stesso con le animazioni, con movimenti, eccetera, quindi diventa molto istintivo e riesci a fare dei dettagli che sono in realtà molto freschi, però il problema dello straight ahead è che non ha controllo, zero controllo, quindi te non sai dove vai, praticamente a parare. Il layering animation è un metodo di animazione invece che permette di avere un'animazione molto organica, perché ovviamente attacchi via via degli elementi, no? Però il problema è che non hai, no, cioè più che altro non fai vedere uno scheletro prima e quindi non sai poi quell'animazione finché non è finita come evolverà. Io ho unito questi tre metodi di animazione prendendo il pose to pose per costruire il mio scheletro base, lo straight ahead per i dettagli e il layering animation nel modo in cui poi, come l'altra volta si era visto, io vado a ripulire e a fare i breakdown, ovvero i movimenti intermedi, diciamo l'interpolazione fra keyframe e keyframe. Quindi in questo modo io ho pieno controllo della mia animazione e unisco tutti e tre i vantaggi delle tre animazioni e mi permette di fare animazioni, se vedete, comunque sia, sto facendo un workflow. Scusate, sto facendo workshop, sto parlando, sto animando, eccetera. Diciamo, mi permette di gestire l'animazione in tempi abbastanza rapidi. E questo è proprio un workflow che io ho costruito in base alla mia esperienza, in base a tutta una serie di studi che mi sono fatto. Ho fatto tante cose, cioè, ho proprio fatto un percorso durato anni in cui ho via via perfezionato questo workflow e ho insegnato questo workflow, l'ho insegnato anche in degli studi con buoni risultati. Ed è un workflow che funziona, tra l'altro, perché nel senso comunque sia permette di animare effetti speciali. Quindi VFX, fare animazione più cartoon, fare animazione più realistica. Si può applicare ogni tipo di animazione perché in realtà è un sistema universale. Niente, quindi appunto quando io vado a fare questi particolari vado su uno straight ahead, okay? Però operando un po' alla volta in realtà è come se andassi facendo questo straight ahead con un layering animation. Adesso io ho il mio maiale che è pronto per essere mosso verso la mangiatoia. Questo cos'è? Non so cos'è. Boh. Sembrano zoccoli. Sì, mi sa che si è rotto qualcosa. Boh. Non lo so. Scusa.
No, perché non c'è il pollo. Boh, vabbè, comunque, questo si. Fammi vedere dov'è. Semmai sul. Dov'è il coso? Qua. Niente, ho perso tutto il layout del. Ho vuoto di memoria perché c'ho pure Maya adesso in testa. Come si faceva a resettare il workspace? Era. Per resettare tutto. Sì, per resettare proprio il workspace, lo Si spazio di edit lavoro. preference, però resetti tutto, cancelli anche il, se non erro, No, anche ah. no, no, solo il workspace. C'era un modo per resettare solo il workspace, mi ricordo. Intanto è salvato, cosa fondamentale. Sì, salvo a diritto ormai. Io salvo sempre. Comunque, intanto facciamo una cosa, la prima cosa. Prendo questo, allora, questo intanto, per me si può eliminare perché non penso, ah, non si poteva eliminare, ovviamente no, non questo e questo, per me questo era un duplicato di qualche cosa, perché non, guardiamo, sì. Poi prendo il mio maiale, vado in pose mode, attenzione perché questo è fondamentale, vado in pose mode e mi faccio il mio bake dell'animazione, quindi si risalva perché non si sa mai. Pose animation bake action, ok, 1 and frame 17, perché ovviamente ci serve tutta l'animazione. Frame step 1 e ok, in questo modo io mi faccio, vedete, mi sono fatto il mio bake di tutta l'animazione. E questa animazione, io uso questo per come libreria, ma ce ne sono di altre sicuramente. Vado qua, mi faccio la mia cartella libreria. Questo è molto buono come add-on. E poi me la sa, comunque c'è tante, c'è anche il pose libera di qua, ma mi trovo bene con questo. Faccio save action, ok, e la chiamo camminata. Ok, adesso quello che io faccio, allora, intanto cominciamo a fare una bella cosa, nel senso, qui si va a questo punto si comincia a vedere un po' quanti frame, mettiamo 250 frame perché non si sa quanto sarà l'animazione più o meno. E vado a attaccare, vado praticamente a copiare senza però questo, ok? Quindi io diciamo che diciamo che prendo solo i fotogrammi, solo i, vedete, diciamo, i controlli senza il Word e poi attacco past on select control. Ok. Cresciuto, che ha fatto? È impazzito. Non. È andato direttamente sul. Lo vedi, il problema è che mi sta facendo un mare di cose. Facciamo una cosa. Forse hai Lì. duplicato qualcosa, possibile. Può darsela, questo si spenge, questo si cosa. Sì, però in realtà. Si fa un'altra cosa. Si esporta il nostro layout. Quindi si prende questa mangiatoia in realtà. Ok.
Ok. Si prende tutto questo e si save as. Facciamo una cosa direttamente. Diciamo che tanto si può fare l'append, quindi solo volevo farmi vedere questo e questo magari portarlo. Questo ormai non ci serve più in realtà la reference perché ormai si è già animato, quindi questo e questo vorrei lo esporto in. Ma in realtà mi trovo bene con l'Alembic, per esempio, però si potrebbe fare anche con l'OBJ, in modo che così diventano oggetti di scena. E select only, material export, sì, vai. E ci si scrive environment, tanto è talmente, non c'è nulla, poi tanto si rimapperà. Poi. Okay, quindi si cancella il nostro coso, si importa quindi append il nostro senza la sclera, a parte si potrebbe prendere anche questo direttamente. Vediamo quello senza la sclera, così almeno non. Ok, perfetto. E poi ci si importa il nostro BJ. Quindi a questo punto. Anzi, facciamo qua. Ok, a questo punto esce la mia mangiatoia. Allora, questo in realtà. Così almeno è. Sì, in realtà lo vedete, c'è questo che non so, ma in realtà no. Ah, forse. No, questa era parte del rig, in effetti. Vabbè. Quindi prendiamo il nostro. La nostra libreria che si era salvato, ok? Seleziona tutto, quindi pause. Si va sul nostro si va sulla nostra libreria che era questa. Si è camminata e si fa past on all. Use current frame, merge. Possiamo levarlo e si fa past on all. Ok, vedete? E già abbiamo la nostra camminata qua. A questo punto noi selezioniamo tutto a parte questo e facciamo un'altra volta past on set control però con il merge. In questo modo vedete cosa fa lui. Via via, allora, mettiamo che più o meno. Si guarda un po' di fare almeno tre passi. Pass on set control merge, ok. Diciamo, questo si parte. A questo punto bisogna vedere come. Allora, questo diventa. Io avevo fatto uno Scusami, script posso su. farti una domanda? Sì. Volevo chiedere due cose. Innanzitutto, quando hai parlato di Word, se intendi il root. No, intendo questo. Perché per noi Che quello è non è. root. No, allora, il root per me è questo. Questo è il placeholder o main o word che dir si voglia. Il root in realtà diventa quello che poi sono, diciamo, questo è quello che gestisce tutto il controllo dello, vedi? Ah, ok. E Quindi, poi sì. la seconda domanda è ho visto che hai usato questo tool per registrare l'animazione, eccetera. Volevo chiedere perché non hai utilizzato il Dope Sheet con l'Action Editor per salvare la camminata e poi non hai usato l'NLA Editor per duplicare la camminata più volte, invece di fare così a Perché mano. con la libreria in questo modo ho
ho una libreria di azioni che posso usare, cose altrimenti non avrei, cioè dovrei sempre operarlo, dovrei sempre adoperare lo stesso file. In questo caso, per esempio, visto io ho rimportato Cemisera, prendo e diciamo su un altro file uso quelle stesse camminate, quelle stesse invece di stare sempre nello stesso file. Diciamo è un metodo, cioè questa camminata non l'userai. Ora non si usa solo su questo file, no? Cioè su questa scena, però in realtà questa camminata non la usi su questa scena e basta, è una produzione, la usi Ah, su diverse ok. cose. No, perché di Quindi solito io, diciamo, registro le action e poi posso richiamarle facendo append delle stesse action che ho nel. sì, quello è, diciamo che questa è più una cosa di produzione, Ah, ok. e che in realtà penso, vabbè, lui, qui fa dei file JSON, penso che più o meno faccia la stessa cosa, però appunto quello che faccio io, diciamo, è anche un discorso di produzione, di abituarsi anche a un discorso di pipeline, perché anche quello è un, per esempio, qui ora Ok. andiamo a vedere, però qui purtroppo c'è un discorso di Grazie. niente. Qui c'è un discorso di dover andare più o meno, perché per esempio qua un po' troppo, guardiamo di farlo un po' troppo poco, andiamo di qua. Qui c'è un discorso di andare un po' a occhio, che è brutto da dire, però allora io avevo fatto diversi tool su Maya, però ovviamente non ci sono su Blender. Tra l'altro le sto facendo tutti i miei script che avevo fatto su Maya e sto ritraducendo su Blender. Quindi più o meno allora si usa un sistema che si usava prima, ovvero questo sarà sempre in lineare. Allora, praticamente quello che faccio è più o meno vedere una velocità, ok, che mi permetta di avere più o meno i contatti, ok? Perché poi i contatti me li vado a fare in realtà. Però parto da una camminata, parto, diciamo, da una situazione che mi permette di avere più o meno quindi questo diciamo che sarà una cosa che magari anche fammi vedere. Proviamo così. Allora, in realtà poi cosa succede? Che io mi faccio, ora, diciamo, faccio un primo rough della camminata. Io sapevo che questa camminata era 17, ok? Faccio un primo rough della camminata e la, diciamo, la rimetto, come si può dire? La ripulisco nel senso, praticamente mi faccio il mio translate, rifaccio contatti e poi mi risalvo la camminata con il transition e anche lì poi la uso. Diciamo, faccio il lavoro solo una volta, però mi serve vedere più o meno 2 o 3 cicli di camminata per vedere più o meno come gestire i contatti. Ora vi faccio vedere perché poi è sempre più semplice vedere le cose. Allora, lo vedete. Qui, per esempio, se vedete slitta un po' indietro, significa che questo è troppo veloce. Ok? Quindi io prendo e l'avvicino leggermente. Andiamo. O forse era troppo. Diciamo che più o meno questo mi può andare bene. Allora, la prima cosa che faccio, che poi ci sarà magari da, quindi è prendermi e rimettermi questa a 16.
E da qua comincio a lavorare su contatti. Allora, il primo contatto che faccio è questo. Ok, magari. Allora, guardiamo come funziona. Allora, qua io lo vedete, mi prendo un punto intermedio di contatto. Arriva qua, quindi diciamo che prendo questo punto qua e poi guardo come funziona. In questo caso, per esempio, ecco qua, per esempio, qua, 2, 3, e poi qua mi si stacca, ok? Però qui io lo vorrei ancora attaccato, quindi prendo, faccio questo. E questa a questo punto dovremo andare a rilavorare su questa cosa qua. Sono con l'X, sì. Perché mi si sposta. Forse questo qui con lo, non c'è lo stretch, vabbè. Comunque lo stretch non si mette. Sempre meglio non metterlo, guardiamo andando qua. Sì, allora, probabilmente allora bisogna andare un pochino più. Cioè, purtroppo è qua non avendo. C'è anche un altro metodo magari per calcolare, che è calcolare un po' lo spazio, però su qui abbiamo una camminata un po' particolare del maiale, perché in realtà questa camminata è. Diciamo che ogni passo non è sincronizzato in maniera, come avete visto anche dalla reference, c'era un po' di desincronizzazione. Quindi, come dicevo, appunto, cercare. Cioè, il lavoro non è finito qui, bisogna poi Eh sì, eventualmente, bisogna anzi cominciare a chiaramente. attaccare. Allora, diciamo che adesso da una camminata. Dobbiamo attaccare, cioè questa camminata deve essere funzionale. Ovvero, io ho fatto Eliminare camminare. questo scivolamento, no? Sì, allora, per eliminare questo scivolamento, più o meno, lo vedi? Allora, guardiamo. Diciamo da qui a qua, ok? Adesso è troppo veloce, quindi si può. Però adesso è troppo lento, lo vedi? Te ne accorgi al momento come reagisce le zampe. Le zampe vanno indietro, quindi è leggermente più lento. Cioè, è troppo lento. Tanto mettiamo questo a 16. 16 a 7 era. Qui lo vedi, va adesso, spinge un po' avanti, quindi è troppo veloce. Diciamo che questo è, come dicevo prima, ci sono altri tool che. Scusa, volevo chiederti una cosa. Quando si avvicina diciamo, dove deve mangiare, probabilmente farà un movimento diverso perché Un è mezzo un mezzo passo, passo per sì, fermarsi. però quello si fa dopo, nel senso, prima. Diciamo che adesso noi stiamo costruendo le nostre azioni, ok? E poi dopo le mettiamo, diciamo, le uniamo insieme. E a quel punto, quando lui farà il mezzo pa, per esempio, questo potrebbe essere un compromesso abbastanza accettabile.
dopo si qui si va a ripulire certe cose. C'è sempre questa cosa del fammi vedere. No, va bene. E qui appunto abbiamo un, diciamo, un compromesso abbastanza accettabile, che è questo qua. Quindi diciamo che da qua poi si va. Altrimenti c'è un altro sistema che si può usare. Che è il discorso appunto del mettere questi su. Che è con quest'altro tool qua. L'animation toolbox. Che è appunto il copy word e il temporary control. Il temporary control che è molto utile. Intanto questo cerchiamo di. Così almeno si parte da un'altra cosa. Allora, intanto cerchiamo di capire un po' la velocità che ci può essere di questo maiale. Questo purtroppo è una cosa che prende sempre molto tempo. Il fatto anche, non capisco tra l'altro perché le curve. Ah, aspetta, fammi vedere però le curve come sono messe. Graph Editor. Allora, mettiamo una cosa del genere e vediamo la curva com'è. Allora, in questo caso la curva è la Y. Anzi, è la Z. Perfetto, la curva è retta, quindi va bene, ok? E guardiamo se non ci sia magari altre curve che possano. Infatti, questa non c'è. Questa non c'è. Allora, quindi la prima cosa da fare appunto è capire a che velocità si muove, più o meno, perché a noi ci serve in realtà avere un'indicazione per le prime 16 frame, no? Quindi questo slitta troppo, anzi eliminiamo direttamente questo, ogni contatto visuale, così anche meglio. Quindi slitta troppo, quindi questo qui sarà più lento. È un po'. È veramente una velocità un po' bastarda questa. Qui ci si sta un po' avvicinando adesso. Deve essere ancora un po'.
stai muovendo tutto l'animale, no? Quindi Come? qui stai muovendo tutto l'animale quando. Io sto muovendo, sì, il main world, o come lo vuoi chiamare, che è appunto il controllo principale, e via via sto cercando, diciamo, un qualcosa che mi permetta di avere un compromesso fra, diciamo, fra i punti medi, no, del contatto, perché poi questa camminata, poi su contatti ovviamente da rifinire. E vi faccio vedere un po' come. Allora, nel senso, qua per esempio, ok, mi riprendo i miei 17, più o meno va bene, diciamo che questo va bene, e prendo il mio, a questo punto, prendo, e questo è uno script che si rifà al tool del workspace. Allora, il workspace era intanto una cosa. I tool servono, va bene. Il fatto di animare senza tool è una cosa che castra molto sull'animazione. Cioè, si può fare le stesse cose, sì, però con il quadruplo del tempo. Il fatto di utilizzare i tool permette di tool intelligenti, nel senso, per esempio, questo è un tool di workspace. Cosa fa il workspace? Ora vi faccio vedere, per esempio, bake animation to control, ok? Ok, end 17, vabbè, end 49 uguale. Perché non me l'ha fatto? Non me l'ha fatto. C'è un po' di problemi su questo rig. Allora, praticamente questo qui sarebbe un tool che è molto... Facciamo anzi, facciamo una cosa. Questo a 49, forse le danno a questo. Allora, praticamente questo permette di fare un controllo. Per me anche la 4.02 le danno su un. Sì, per me li dà noia. As no attribute bone group. Per me se è successo qualcosa su questo rig comunque, perché un po', cioè il fatto che ci fosse quella zampa duplicata da qualche parte era un po' strano. Comunque, vabbè. Questo permetteva appunto di fare un controllo che controllava quel controllo, però con diciamo, con le coordinate spaziali, ok? Si può fare anche un'altra cosa, si può fare copy word, qua copy e paste, copy word matrix, per esempio. Se io vado qua, ora vi faccio vedere cosa faccio. Diciamo che questo qua permette di fare sia con uno che con l'altro. Il workspace è un qualcosa che volevo far vedere, però prossima volta faremo una lezione su Animation Layer, Workspace, però sul 3.2, perché mi sa che questo qua mi dà problemi sul 4. Allora, io copio questo, per esempio, okay? Poi vado qua e lo vedi. Non, non... 4.2, perché non usi la 4.2? È quella. Perché, no, perché allora la 4.2 sono sicuro che questo qui, se non va sulla 4, Perché quella lì è no. LTS, la 4.2. Sì, però mi sa che è lo stesso, cioè nel senso che era un tool che forse di 3 o 4 anni fa. Ah, ok, allora. Però me era sempre, quindi facciamo con questo direttamente, è quello più. Quindi lo sticky myself in realtà sarebbe fa lo stesso di questo, è il copy word. Vedete, in questo modo io copio il mio contatto, questo vado sul tool, guardiamo dov'è Rig Main Property. Qui non c'è il discorso dello stretch. Vabbè, si fa senza stretch, e poi da qui si alza. Quindi qua ovviamente
Si fa in questo modo e dovrebbe. Non capisco perché non mi fa. Ecco, ora lo fa. Quindi vado qua e mi faccio il mio contatto, ok? Forse il levano è fatto in cervello stretch. Poi guardo se riesco a ribeccare questo add-on, tra l'altro era gratuito, questo add-on per magari per 4. Qua rifiniamo la nostra zampa, che lo vedete un po', adesso si rompe ovviamente. Diciamo c'è da rilavorare un momento i vari contatti. Qua forse si può proprio fare un peel off così. Questo, ma eccolo qua. Sulla zampa qua. E qui purtroppo c'è da rilavorare un po' la cosa. Quindi questo qui appunto senza gli strumenti poi ovviamente si perde il doppio del tempo, lo vedete? Perché questa qui a questo punto rimarrebbe indietro, diciamo. Questa rimarrebbe più indietro e in realtà il mio contatto sarebbe qua, in realtà. Che non vanno le frecce ora. Quindi andiamo qua e facciamo il contatto da qua. In realtà questo eccolo qua. E si ritorna qua al 17, che è lo stesso. Qua si lavora un momento questo. Qua in realtà si può già. Sì, no, questo ha fatto proprio la chiave. Mettiamo una chiave su tutto e poi niente, me lo vuole fare così, vabbè, bene anche così. Allora, la cosa adesso, ok, cosa ho fatto io? Ho fatto, perché così almeno vi spiego un po', quello che ho fatto all'inizio è stato trovare, diciamo, la mia camminata sul posto, va bene? Dopo dalla camminata sul posto io devo fare lo stesso ciclo in traveling.
Il Cicloton Traveling poi lo uso con la libreria. Allora, il Cicloton Traveling, diciamo, quando si fa la camminata sul posto, si va tenendo conto diciamo, dell'animazione a livello fisico, a livello di timing, eccetera. Però ovviamente quando poi si va su quell'untraveling i contatti cambiano. Perché? Perché ovviamente quello che poi noi facciamo lì è la camminata reale, perché è quella che si sposta. Perché non sposto il root e perché non sposto i piedi? Perché sarebbe molto più difficile in realtà. E soprattutto un discorso del genere, una volta che io ce l'ho, po posso a questo punto attaccare la camminata anche in cycle, in infinity. E, sapete cos'è l'infinity? No. Vedete l'infinity. Allora, l'infinity è quando praticamente le curve vanno all'infinito nel graph editor, ok? Quindi praticamente o fate un copy paste, che io preferisco dell'animazione, quindi via via fate con il merge, attaccate la vostra animazione, no? Eccola qua, una bella spalla che si alza. Via via attaccate la vostra animazione sulla timeline, sul dope sheet, eccetera, mergiandola in questo caso con la libreria, oppure appunto fate direttamente l'infinity, che praticamente non è altro che duplicare diciamo all'infinito, far andare le vostre curve, okay? Che è una cosa che io almeno utilizzo meno, perché comunque sia mi si è proprio distrutto. Diciamo, è un po' più, lascia meno controllo all'animazione, perché comunque sia ti va in infinity, appunto, e quindi devi capire te quando la vuoi stoppare, eccetera. Invece, con il discorso dell'animazione copiata nel graph editor, le cose sono un pochino più leggermente più sotto controllo. Allora, quindi io vado a c'è questo rimbalzo qua che vediamo se si riesce. Proprio qui abbiamo il peso che si risposta di qua, e questo comincia il pil, quindi si cerca di anche questo qui non aiuta, questo fatto purtroppo c'è questo snap sull'osso,
Se, che sarebbe da capire un po' cosa succede. Questo è quello. Per il momento lasciamola così. Comunque, per la prossima volta, visto appunto dovrei finirlo questa settimana, vi farò vedere il tool che ho scritto per uno studio per cui lavoravo, Bust, e che permette di fare in automatico tutto questo. Okay? E poi, tra l'altro, lo metterò. Lo distribuirò con un pacchetto gratuito. Questi script li distribuirò con un pacchetto gratuito nei prossimi giorni Fantastico. per chi vuole approcciare l'animazione su Blender delle creature. In pratica questo Perché. script permette di ancorare, ad esempio, la zampa a terra, no? Correggimi se sbaglio. No, permette di. È uno script che permette in realtà di fare una cosa ancora meglio. Permette di. Te gli dici le zampe, quali sono le zampe front left, front right, back left, back right, oppure fa conto front left, front right, sono bipede e basta. E lui ti calcola esattamente di quanto spostare questo in base al Oh, cielo. fantastico, sì. Questo l'avevo scritto in Python. Per uno studio perché ero supervisore di creatura e quindi avevo bisogno appunto di fare dei cicli e in realtà mi venne l'idea quando lavoravo su Napoleon che disse vabbè ma c'è nel senso perché dobbiamo fare sempre cicli no? A mano e fare questo in realtà fare questa cosa a mano nel senso fare. Perché questo qui è comunque, se vedete appunto, è una cosa che prende tempo, no? Caspita, sì. E in realtà c'è anche dei calcoli che si può fare matematici, però c'è chi aveva anche metodi matematici, si metteva lì, eccetera. Io sono sempre andato a occhio, ok? Più o meno quando vedevo che quel transition comunque era giusto, io andavo a occhio e dicevo: vabbè, allora diciamo più o meno va bene quello, la cosa lì, però non è, diciamo, il metodo ottimale perché comunque si perde molto tempo. Lo vedete, per esempio, questo è qua, ma in realtà questo io lo vorrei deve essere uguale, quindi questo. E tornare qui e da qui si riparte. Diciamo e più o meno mettiamo che questo ecco qui lo vedi è molto è appunto un time consuming molto importante e poi tra l'altro questo script permetteva aveva anche una sezione dove ti calcolava in realtà i contatti in automatico, quindi gli dicevi, non so, da qui da tot contatto a tot contatto, io c'ho, cioè da tot frame a tot frame c'ho il contatto. Quello si calcolava il contatto in base a quelli. Qui ovviamente andando, anche se qui mi sa che si sta andando un po' troppo, quindi io direi una cosa. Direi di prendere la nostra.
di riprendere un momento quella camminata e ad usare un altro approccio. Lo vedi, il discorso di avere la libreria, sì, che ti dicevo prima, che è buono, è questo, nel senso, invece di fare append ogni volta, te c'hai direttamente questa e fai past on all e ce l'ha un'altra volta, senza stare a riaprire nulla. Allora, questa camminata funziona, il problema appunto è il discorso dello scivolamento. Ovvero il discorso del transition, di questo è parte. E quello che non mi torna è che non so se si è, perché c'è questa cosa qua che non so cos'è, è che non vorrei si fosse rotto il rig a un certo punto, perché questo non so cos'è, però da quello che vedo è un osso. Quindi mi sa che questo è un po' quello e poi potrebbe dare noia. Perché normalmente una cosa del genere funziona, nel senso, non mi è capitato rare volte. Qua, di solito quando c'è questo tipo di problemi era relativi a rig. Comunque riguardiamo appunto di rifare, se no per la prossima volta avrò lo script, così si guarderà insieme a che fare con gli script di produzione. Sicuramente, come vi ho detto, i tool sono necessari. Al di là di comprendere l'animazione, perché no? Una volta compresa l'animazione, è ovvio che questa animazione potete farla anche muovendo il root e le zampe, però non sarebbe produttiva. Quindi in realtà quello che si vuole vedere qua è anche un discorso di produzione dell'animazione. Questo è già Con un tutte po'. queste micro correzioni che hai fatto, però già è più credibile, già si vede che gran parte dei problemi sono stati risolti. C'è qualche piccola cosa, lavorandoci su, Sì, ora chiaramente. ovviamente c'è il discorso, no, del contatto, che poi quello lì si può fare, come ho detto l'altra volta, però sì, se vedete il discorso dell'animazione, cioè nel senso adesso l'animazione, se la prendo, la faccio andare per un po'. In realtà c'è anche nelle produzioni si usa fare anche tre cicli, magari attaccare tre cicli e poi fare anche delle varianti, tipo flick degli orecchi o cose del genere. Comunque, se vedete Tipo appunto. movimento della testa, qualcosa che Sì, qui rompa per la esempio, monotonia. però per il discorso di animation layer voglio proprio fare una cosa del genere. Poi, appunto, magari la prossima volta si vede il discorso proprio del transition con questo, perché il fatto appunto che non torni un po' strano comunque, perché dovrebbe, in realtà non ho mai avuto problemi, quindi già questo ha una velocità un po' più Sì, rimanendo in accurata. tema, diciamo che il prossimo workshop lo abbiamo schedulato per il 30, per fine mese. Sì, Sarà centrato su creature fantastiche. sì, diciamo che io farò una cosa, al di là del workshop delle creature fantastiche, proprio per finire anche questo, per darvi, perché noi si è fatto un giro sul posto, però volevo farvi vedere anche come si fa diciamo il transition, no? E quindi vedrò anche un po' cosa succede su questo rig, perché per me a un certo punto si è rotto, perché il fatto che è come se andassi in offset, lo vedete, certe cose, non so se si raddoppiano dei movimenti, devo vedere un momento, è un po' strano. Comunque sicuramente in questi giorni finisco gli script, le metto su Facebook e farò una demo dello script proprio con questa animazione, facendo vedere come si attacca come poi si calcola il transition di questo. Come vi ho detto, per me c'è un qualcosa a livello di rig, quindi rivedrò un momento anche il rig per vedere dove si è rotto a un certo punto. Che per me c'è questa cosa da noia, nel senso è un osso,
che non vorrei duplicasse in qualche modo un movimento, perché lo vedete a un certo punto accelera. Quindi appunto per la prossima volta vedrò di fare anche il transition. Pensavo appunto di farlo stasera, però purtroppo c'ho questi problemi, quindi. Però No, tornando al figurati, discorso. abbiamo modo di vederlo, insomma, anche la prossima volta Sì, transition. tornando al discorso proprio dell'animazione in se stessa, cosa che poi è quella più importante, diciamo. Tornando proprio al discorso della camminata, appunto, se vedete, quello che abbiamo fatto oggi, in realtà è stato prendere la camminata base, ok, che era pulita, e cominciare a lavorare su dettagli attraverso questi, diciamo, questo uso, questo workflow dei tre metodi di animazione: sono Lying Animation, Pose to Pose e Straight Ahead, fusi insieme. E questo appunto è un workflow che io insegno da anni e che in realtà ha permesso proprio a molti di approcciare l'animazione in un modo un po' più diverso, più semplice, diciamo, anche più organizzato, più pensato, perché ovviamente quando c'è un workflow, no? Un workflow preciso e pulito, tutto diventa ovviamente più semplice. Ma non perché è più semplice, perché segue un metodo più ordinato. Ora, appunto, purtroppo c'è stato questo inconveniente del traveling, però va bene. Nel senso, vi assicuro che il metodo funziona. Però appunto lì c'è stato questo problema che vedrò se è il rigo o qualcosa che è successo. Il fatto di lavorare su ciliazioni in una produzione, ovviamente se la scena non ha un acting particolare, dove però sappiamo che magari c'è una persona che cammina e parla, e se cammina ovviamente faremo un ciclo di quella camminata, utilizzeremo sempre questo. E nei VFX si usa molto, molto di più cicli e azioni, quindi nelle creature soprattutto, che poi vengano ovviamente customizzati in base alla scena. Qui in questo caso sarebbe un ciclo di camminata, poi arriva diciamo, alla mangiatoia, fa tutto un assestamento del corpo, che poi appunto vi farò vedere su una demo, e farò extra che metterò su Facebook, quindi magari seguite su Facebook, così vi illustrerò anche questo script. E ovviamente customizzate in base alle scene, verranno fatte diverse librerie. Ora, per intendersi, in Napoleon avevamo 60-70 azioni cicli differenti che abbiamo usato, ovviamente fondendoli insieme e poi andando nelle scene vedendo cosa ci serviva. Quindi tutta la battaglia di Waterloo, eccetera, in realtà sono tutte fatte attraverso librerie. Come vedete, la maggior parte delle cose sono fatte attraverso librerie, a meno che non ci sia delle scene dove in realtà richiedono acting, e quell'acting ovviamente viene fatto in un'azione sulla scena. Qui non c'è acting da parte del maiale, però ecco, se faremo poi un workshop che non è creature nei prossimi mesi di animazione pura, ovvero animare un personaggio con un acting, vedrete un approccio dove, oltre a usare una libreria, in questo caso quando facciamo un acting usiamo una libreria di fonemi, usiamo una libreria per i blink, usiamo una libreria per le mani, però dove queste pose dei fonemi, dei blink e delle mani vengono usate nel contesto di un'azione pensata per lo shot, quindi in questo caso una recitazione. Quello magari faremo un altro ciclo di, se sei d'accordo Ale, faremo un altro ciclo di workshop inerenti l'animazione, la character animation, che diciamo sempre con lo stesso approccio di workflow, ma vedrete come nella character animation ci sono altre problematiche che nel VFX non ci sono.
Ovviamente tutto parte da una costruzione della scena che rimane sempre quella, nel senso pensare agli storytelling pose, pensare agli anticipi, pensare agli overshoot, che sono i punti salienti dell'animazione, creare i breakdown, che sono, diciamo, le interpolazioni principali di questi movimenti, e poi da lì cominciare a pulire questa animazione base, aggiungere dettagli. E diciamo che questo è lo scheletro che rimane sempre uguale in ogni animazione, che sia character animation, VFX, gaming, diciamo che questa è la struttura, che è lo scheletro dell'animazione base, e poi da lì ovviamente cambia in base a diverse cose, cioè ai bisogni che abbiamo nella scena, soprattutto, cambia se userò più o meno cicli, userò più o meno pose di libreria e ovviamente userò acting in scena, azioni in scena, eccetera. Diciamo, e poi l'importante è avere chiaro, come ripetevo, come dicevo, e come ripeto appunto, questo concetto base dell'animazione, che è cercare di dividere l'animazione, strutturarla con questo scheletro principale e poi appunto ovviamente adattarla alle varie produzioni, perché in questo caso, per esempio, su una produzione VFX così, per esempio, ci sarebbe una preproduzione dove ci sarebbe la camminata del maiale, dove ci sarebbe il maiale che magari mangia, il maiale che corre, perché può darsi che ci sia anche de delle scene dove Certo, corre. tutto quello che è scritto poi nello script. Sì, poi nello script in realtà c'è anche, c'è delle cose abbastanza interessanti in questo scrittore. Per l'appunto, io l'ho fatto per Maya, avevo fatto una demo per Maya, lo stavo via via, li sto convertendo su Blender, prendo un po' di No, scusami, tempo, intendevo quindi. dire lo script della sceneggiatura, Ah, sì, no, beh, sì, sullo script, sullo storyboard anche, soprattutto. Poi lì dipende, cioè nel senso, puoi lavorare con uno storyboard e poi il regista a un certo punto Sì. c'ha un'altra idea per la scena, ma, cioè è successo. Scusami, sono cotto, nel senso, ho capito lo script, infatti dicevo, No, vabbè. tranquillo, capisco anche l'orario, insomma. Che niente, appunto, quello dipende poi anche sempre dal regista, in realtà. Perché ci sono registi che magari a un certo punto dicono, ma perché non si prova a fare questo o questo? Però ecco, diciamo che all'inizio della produzione è compito dei supervisori e della produzione, ma soprattutto del supervisore dell'animazione, head of animation e anche lead, mettersi lì e dire, ok, cosa ci serve in questa produzione? Ci serve lui che dorme, che corre, che cammina, che salta, che mangia, blink, respiri, deglutizione, per dirti. E poi può anche darsi che non li usi tutti, può anche darsi che ne hai bisogno a un certo punto di altri, cioè quello lo vedi via via in produzione, però hai già una libreria base che te sai che poi ovviamente le scene di acting ti fai la tua reference dove reciti magari sì, nel senso quando devi, io anche quando faccio i miei shot personali mi faccio sempre la libreria di fonemi, blink, mani, perché comunque ne ho bisogno, cioè nel senso anche nella scena, soprattutto i labiali, quando vai a fare il lip sync, il parlato, se te c'è una libreria vai veloce, cioè nel senso senti il suono, metti quella bocca, poi magari la modifichi leggermente in base al Non vedo mood. più il tuo video, Gabriele. Puoi riattivare la webcam? No, Ah, non c'è? Come no? no, no, si è disattivata poco fa. Ma che strano. Meeting the host. Ah, ma che cosa strana. Ah, Mi vedi ok. adesso? Boh, Sì, vabbè. adesso perfetto, sì, scusami. Cosa strana. Ma. E appunto, quindi c'è un discorso proprio di poi vedere lì quello che serve. E, sicuramente
tutto quello che ho elencato è la base della preproduzione. Appunto, i lip sync per me sono fondamentali, nel senso, quando hai i tuoi fonemi, poi magari se la bocca è un po' più stirata per il suono, R invece di R, invece di S, cioè vari modi di fare la S, no? Dipende anche dal tono, dalla voce, eccetera. Ovviamente lì poi uno si mette lì e le fa a mano, magari, no? Certi aggiustamenti, però c'è già, diciamo, un fonema base, hai già dei blink base, hai già anche delle mani. Le mani sono importanti, per esempio, soprattutto nella character animation. Cioè, il discorso mani rilassate, piuttosto che braccia incrociate, cose particolari. Pugni. Il pugno è sempre una cosa che richiede tempo fare, perché in realtà non è che ruoti queste e via. Devi prendere e traslare tutte le nocche, farla appunto in questo modo. Quindi tutte cose, una volta c'è la preproduzione, per questo è importante appunto. Poi, se vedete, la cosa buona di una metodologia del genere è che te in realtà ti focalizzi solo su questa animazione, quindi riesci a curare bene i dettagli di questa animazione. Quindi sai che cioè questa camminata, una volta te la importi in un'altra scena, te ce l'hai già pulita. Non devi rifarla, è tutto tempo guadagnato. Quindi, cioè, tutti i dettagli che metti in questa animazione poi ti rimangano, che è appunto il vantaggio di lavorare con una preproduzione solida, perché poi ovviamente quello è il, diciamo, è quello che fa la differenza, no? Quindi cosa, la prossima volta cosa vedremo? La prossima volta si vedrà le creature fantastiche, ok? Mi preparerò una creatura e preparerò già tutti gli script, perché a questo punto, diciamo che poi quello che vi volevo far vedere oggi, siamo andati a fare il transition, ma in realtà era un qualcosa in più. Quello che volevo farvi vedere era proprio come fare una camminata da zero, Sì, ok? e ci sei riuscito in pieno. Però la creatura fantastica in realtà era come preparare uno shot di creatura fantastica e farlo vedendo come unire cicli a azioni su una creatura che in realtà è fantastica, quindi avrà diverse anatomie e per questo ci saranno anche note di anatomie. Dall'altro, penso che il prossimo workshop sarà anche più lungo, perché ci servirà più ore. Però, diciamo, si guarderà l'anatomia, o si farà più workshop, ma comunque si guarderà l'anatomia e si partirà dall'analizzare l'anatomia, perché qui abbiamo analizzato l'anatomia di un maiale che avevamo di fronte alla reference, però c'è delle creature fantastiche, in realtà sono mixate, no? Sono più creature. Basti pensare, non lo so, il drago sono tre o quattro creature differenti: c'è il cavallo, c'è il pipistrello, c'è appunto la volpe volante, grandi uccelli tipo l'airone o la cicogna. O lo gnomo dalla testa grossa, ad esempio, che va Ma gestita sì, per ma un potenza. drago, la testa sembra quella di un cavallo, è vero sta cosa che ho notato? Sì, la testa sembra quella di un cavallo, ma non è solo la testa, è il petto. Noi si prendeva come riferimento i Mustang, perché sono cavalli che, al contrario di altri, Là americani, diciamo. sì, però al contrario di altri cavalli, il Mustang conduce l'azione molto con il petto piuttosto che con la testa. Quindi si era preso i Mustang per tutta la zona petto, testa, collo. E poi, quando volavano, ovviamente si prendeva le volpi volanti o pipistrelli quando camminavano. Ovviamente erano viverne, non erano draghi. Quindi, House of the Dragon sono viverne, non hanno quattro zampe, hanno due zampe con le zampe attaccate alle ali. Si prendeva pipistrelli come riferimento. Ma Insomma, cosa diciamo. vediamo i draghi? Cosa vediamo i draghi la prossima volta, allora? Sì, Bello, volevo fare un bello, drago. bello, bello. Volevo fare un drago. Tra l'altro, stavo cercando un rig e un VFX Grace hanno anche creature fantastiche. Guardo un po' di
magari di contattarli direttamente e sentire se, se mi danno il rig proprio per fare il workshop, non so, guarderò. Però diciamo, ecco, FX Grace è questo. Sì, condividi di Sì. nuovo il monitor gentilmente. Ma L'avevo c'è. staccato, sì, l'avevo staccato Ah. io per evitare di avere troppo tempo il fisso. Ecco, diciamo che VFX Grace, vedete? Sì. È questo. No, questi animali sono. Ah, qua è uscito il gatto nero adesso, nuovo. In questa settimana sono usciti lo squalo, la zebra. Hanno una produzione allucinante. Piccione, diciamo, i host sono, però guardate la qualità. Cioè. Ma la parola VFX che significa? VFX significa visual effect, effetto speciale. Visual effects, visual effect. Non so se c'è il drago, fammi vedere. Anche loro hanno i felini, sono molto belli. Ma sono tutti belli. Non ho Questo è per visto. esempio un altro settore del 3D che fa tanto. Comunque ho visto da loro un'animazione che fanno anche il corso completo su un lupo col pelo che è straordinaria. Cioè, Sì, no, ma loro sono, cioè, alti per me a livelli. livello, sì, cioè, nel Solo che sono un senso, po' troppo cari ma per qua sì, però un se te vai a principiante. vedere, se te vai a vedere Massimo Righi, cioè, ovviamente sì, sono tutti a livello commerciale, cioè, questi sono tutti per produzioni commerciali. Esatto, cioè se il Poi livello è se alto va bene che spendi. te, lo vedi, il maiale, quello con il pelo texturizzato, viene 180. Questo è il maiale gratuito. E ovviamente questi, se te vuoi fare animazione, cioè loro ti mettono questo gratuito, perché ovviamente te vuoi fare animazione, però questi sono più che altro per cose commerciali. Massimo Righi, che lavora su Maya principalmente, una cosa del genere te la fa pagare 1.500 euro. Quindi, per esempio, 270 per un coniglio così lo do volentieri, considerando che un rigger e un modellatore, se le devo prendere per una produzione, mi costano tanto di più. Poi, ovviamente, va a vedere studio, se questi qui, ovviamente, devi fare produzioni più grosse, però individuale, diciamo, una volta lo prendi per lo studio e ci fai un lavoro, va bene. E sul free, appunto, c'hai le diverse cose, i diversi environment. Mentre invece per il discorso del dragone, magari qui avevo visto anche Dragon Blend e Rig, avevo visto diversi draghi, però insomma, questo qui poi ora E va guardato, va visto se va sì. esatto, se poi ci Se fa va, impazzire, sì, insomma, no, ma deve essere appunto quantomeno una licenza. decente. Se decente deve avere anche una licenza, in modo che così Sì, anche per fare i workshop si può certo. usare. Questo per esempio potrebbe essere carino, però ho capito già il fatto, è stato fatto nel 2011. Già si fa, sì, certo. Non è più il concetto di rig moderno che abbiamo adesso, cioè nel senso Sì, certe cose si mettono free non a caso. sì, ovviamente. Poi lì bisogna vedere un po' quello che riesco a trovare, però insomma ce ne sono tanti draghi, li avevo visti, me li ero anche segnati proprio per fare un workshop sui draghi e vedere, magari fare un volo, il drago che atterra su una roccia e si mette a mangiare qualcosa. Il fatto di mangiare non è casuale, il fatto che abbia scelto di far mangiare un maiale è che mangiare è un behavior molto comune degli animali. Per behavior si intende proprio comportamento, La quindi masticazione, diciamo. sì, quando te fai mangiare un animale, lo fai camminare, mangiare, lo rendi credibile. Cioè, pure se dorme, per esempio, un animale che dorme rimane credibile, che sono behavior che hanno, sono comportamenti che hanno in natura e che sono molto comuni.
Quindi fare appunto il fatto di fare volare un drago, magari arriva, si mette su una cosa, prende un pezzo di carne, lo strappa, si può fare una cosa del genere. E allora a quel punto io preparo tutti gli script questa settimana, in modo che poi le metto, cioè nella prossima settimana, e poi le metto su Facebook e su Blender E avvisami Italia. così li metto anche io su. Cioè, certo, se, no, no, te le do a te, Ale. Te le do a te con un pacchetto e farò proprio un tutorial per usarli utilizzando l'animazione maiale, così si finisce e vedrete un po' come. Però, come vi ho detto, per me lì è proprio un po' rotto il rig, è da rivedere un momento del successo. E poi il prossimo workshop sarà inteso proprio a fare un'animazione allora completa. Ma casomai per sicurezza useremmo la 3.6? Ma senti, guardo di scaricare gli script. Allora, gli script che faccio io li faccio sulla 4.2, quindi vanno bene. Non c'è problemi. Per questi script che usavo stasera, scarico gli aggiornamenti, che li avevo comprati, quindi vedo se sono aggiornati per la 4.2. Penso di sì, cioè nel senso. Poi se no, trovo altri script che sono stati fatti, trovo altri add-on che sono stati fatti. Sicuramente ci sono altri add-on uguali che sono stati fatti per la 4.2, però si usa la Secondo te il 4.2. rig l'ha rotto il don allora? Ma per me il rig Possono essere tante le motivazioni, o l'ha le rotto situazioni. l'add-on, perché qui è come se stato a un certo punto si è duplicato qualcosa e però se l'è portato dietro nel rig. Poi io questo rig gli avevo tolto la sclera perché era con un riflesso strano. Infatti, lui non ce l'ha la sclera, quindi può darsi in quel momento se si è rotto il rig. Poi, sai, il problema è questo: che questa è una versione liscia, però io uso la versione di Blender Octane Esatto, possono essere tante anche. le Quindi, motivazioni. se l'ho modificata e salvato la versione di Blender Octane, è una versione modificata di Blender. Boh, quindi qui devo vedere un momento del successo. Magari mi metto un momento, magari sento anche quelli di VFX Grace. Tanto. Però Beh. diciamo che questo è anche il rischio, magari con i rig gratuiti ogni tanto si possono rompere. Però diciamo che anche lì guarderemo. La prossima volta appunto prendo un rig, lo testo in modo così vedo se ci sono problemi. Guardiamo un momento. Lo E chiedevo purtroppo per capire quale sistema usare, cioè eh no, quale 4 punto versione. allora 4 punto ora questa è quella 4.0.2 perché è la versione di Blender Octane. Ce l'ho perché questo qui è il portatile, perché in realtà devo rimettermi a posto il fisso perché mi è arrivata la 4080 e il case devo smontare tutto, devo cambiare case perché è troppo grossa. E quindi questi portate, di là c'è la 4.2 sull'altro, quindi ho oggi usato quella di Blender Octane che è la Dicevo, se 4.0.2. dobbiamo usarla noi, quale ci consigli di usare? No, 4.2. Sicuramente la 4.2 perché è quella più avanzata. Poi vabbè, anche la 3.6. Cioè, diciamo che dalla 3.6 per me son buone tutte, nel senso. No, perché adesso sembra che sto lavorando per un gioco, mi sto facendo usare la 3.3 e io Ah, sto ci usando sta. la 3.3.21 addirittura, però ogni tanto la 21 sta facendo casino. Ma io per esempio, guarda, su un lavoro che ho fatto 2 settimane fa, 3 settimane fa, mi hanno fatto usare anche a me la 3.3. Ma cioè, nel senso l'ho usata, va bene. Ma poi sono sempre disponibili, quindi va bene tutto. Sì, ma Direi poi di vabbè. salutarci. Che ne pensi, Gabriele? Visto Sì, l'orario. e niente, appunto, spero vi sia servito un po' vedere questo ciclo di camminata. Avrei voluto farvi vedere anche il traveling, però appunto lo faremo vedere in questa settimana. Purtroppo c'è stato questo inconveniente. Però appunto vi assicuro che come metodo funziona, è più Sì, che. abbiamo visto che ci era fluido, E, funzionava. sì, e, però appunto quello che voglio che sia chiaro,
diciamo, questi incontri abbiamo fatto con questo primo ciclo di workshop, queste prime due parti, è il fatto che la cosa importante soprattutto è strutturare l'animazione. Questo deve essere, cioè, partendo strutturando l'animazione, partendo in step, poi via via aggiungendo dettagli, cercando anche di capire come funziona la fisica e la meccanica di un corpo, si arriva ad avere quella credibilità che poi fa la differenza nella scena. Ok? Bene, direi di salutarci, ci Grazie. Detto vediamo anche tu, hai un giorno. preso il meglio di Grazie, tutti e tre i grazie. sistemi. Sì, diciamo che il mio workflow si basa sui tre metodi di animazione principali che da sempre sono usati e li ho fusi insieme analizzandoli e prendendo quello che era meglio di ogni, perché ognuno, appunto, come vi dicevo, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Però, ovviamente, se si prende tutti i pregi di tutte e tre e si uniscano, ci sarà un workflow che è funzionale per ogni tipo di animazione, per ogni tipo di industria in realtà, ovvero VFX, feature animation, che è cartoon e gaming. Tanto poi alla fine l'animazione rimane animazione. Una volta che uno ha un workflow, diciamo, più o meno universale, può usarlo. Nel Ok? gioco. Sì, anche nel gioco, anche nel gaming. Ho fatto un gaming, io ho fatto solo un'esperienza di gaming, però l'animazione rimane sempre quella. Bene, io domani devo andare a lavorare, quindi vi saluto. Dai, ci vediamo il giorno 30, Vediamo, grazie. sì, il Grazie Gabriele, 30 e grazie. grazie a voi. Una buona serata. Ci vediamo il giorno Ciao, 30, non grazie. dimenticatelo. Va bene, grazie di tutto e se un po' di scienza.